mare sempre in movimento che con i suoi flutti tormenta incessantemente il come lo stesse facendo per le persone a bordo della Open Arms. Gli amici di Open Arms ci avevano invitato a salire a bordo. Quando sono arrivato poi fortunatamente hanno salvato 123 persone in mare e sono rimasto a Lampedusa non potendo salire a bordo, ma questo ha fatto sì che venisse a conoscere tante brave persone, tanti attivisti, tanti esseri umani che nel corso degli anni hanno dato più di una mano a centinaia di persone e a tutte quelle che invece non sono riuscite a salvare hanno come potuto cercato di restituire la dignità che gli era stata tolta. Sono contento di essere venuto qui per toccare con mano e ascoltare con le orecchie i racconti delle persone che sono state purtroppo e per fortuna protagoniste di belle e brutte vicende. Lampedusa per me era sconosciuta se non tramite libri e news, quindi sono contento di essere venuto qui. 3 giorni fa sono sbarcati 48 persone, degli esseri umani alla ricerca di una nuova speranza, di un sogno, di un ricongiungimento familiare che spesso gli è negato da diverse leggi scritte da uomini sbagliati. Purtroppo ci hanno raccontato che qualcuno scappando dalla guardia costiera libica è finito in mare, anche un bambino di 5 mesi, quindi insomma, tra la gioia di chi è arrivato c'è anche stato il dispiacere di chi non ce l'ha fatta. Io per fortuna nella mia vita ho sempre potuto viaggiare senza nessuna restrizione e mi sembra assurdo che delle persone debbano chiedere il permesso per poter entrare da un'altra parte e cambiare le loro sorti. Beh, se ti guardi intorno siamo in 40 e non siamo tutti lampedusani. I lampedusani stanno giustamente o non giustamente mandando avanti i loro affari con il turismo. Nessuno li obbliga ad essere più umani di quello che non sono. Se lo vogliono fare col cuore, bene, se no ci siamo noi. E questi giorni sto a Lampedusa in attesa che i ragazzi dell'Open Arms possano scendere a terra e che le persone che a bordo hanno bisogno di assistenza psicologica, di affetto, possano iniziare a prendere gli abbracci che le persone giuste, perché non ci sono solo persone giuste a Lampedusa, le persone giuste di Lampedusa lo possono dargli.